Vediamo come si cala questo insieme di principi, discorsi anche un po' generali, su un tema specifico, quello della migrazione, che è un tema che per quanto sia considerato tradizionale dell'insegnamento interculturale, non è un tema accessorio nella programmazione. Cercherò di mostrarvi che è un tema che fa parte dell'insegnamento normale della storia, a prescindere dal fatto che abbia dei migranti in classe, a prescindere dal fatto che i ragazzi siano più o meno impressionati dai fenomeni della migrazione, il barcone che affonda con delle persone che muoiono, e che ne voglio parlare in classe. Adesso lo affronto con voi il discorso, quindi penso alle vostre alle coordinate mentali con cui un docente lo deve affrontare, e non soltanto a un'eventuale unità didattica, un'eventuale pratica che invece sarà oggetto di analisi domani. Io per capire il fenomeno migrante oggi, io per me parto dall'oggi, dal 2008, e da un fatto che credo abbiate notato, noi al sud lo stiamo notando da parecchio, e cioè che stiamo tornando a essere un paese di emigrazione. Il saldo non è ancora positivo, però insomma, stiamo arrivando abbastanza velocemente. L'anno scorso sono partiti non soltanto dal sud ma da tutta Italia qualcosa come 120.000 ragazzi. Il fenomeno emigratorio italiano interessa delle fasce precise di popolazione, sono giovani, laureati, diplomati, spesso di famiglia non poverissima, cioè famiglia in grado di supportarli nella vita all'estero, e quindi delle fasce insomma, che importanti per l'economia, per il futuro economico nazionale. Mentre dal sud questo fenomeno ormai da 15 anni interessa soprattutto i ragazzi, vengono qui al nord oppure vanno, adesso saltano direttamente all'estero, e mentre sta parallelamente diminuendo il flusso migratorio e aumenta il flusso emigratorio di gente, di stranieri che erano venuti in Italia e vanno altrove. Però questo ti dice una cosa, che noi abbiamo vissuto dei grandi sconvolgimenti nella vita, ce l'abbiamo nell'esperienza. Fino agli anni 80 l'Italia era un paese di emigrazione, dal sud tantissimo, ma anche dal nord, finisce nel nord negli anni 60-70, però 50, da 50 all'80. Poi diventa paese di immigrazione, e adesso sta in una sorta di stallo, diciamo il paese dell'uno e dell'altro. Senza pensare al saldo, abbiamo una immigrazione costante e una emigrazione notevole, 120.000 ragazzi che vanno via, non è che sono una cifra accessoria nell'economia nazionale. Quindi dobbiamo far fronte a questa nuova realtà con un bagaglio intellettuale di massa che in realtà è stato costruito a partire dagli anni 80 in poi, ed è stato costruito in un modo sorprendente, facendo piazza pulita radicale del bagaglio tradizionale, culturale, diffuso che l'Italia aveva costruito in circa 100 anni di emigrazione fortissima. L'Italia, come sappiamo, è uno dei paesi che ha contribuito di più di tutti al mondo alla migrazione internazionale, e quindi aveva costruito una memoria, un modo di guardare questo fenomeno da paese a forte emigrazione. Negli anni 80 questa cultura è stata spazzata via, prima al nord nei confronti della migrazione del sud. Ricordo che uno dei primi lavori che ho fatto con l'Istituto Storico della Resistenza è stato a Torino con i colleghi che erano spaventatissimi del razzismo nei confronti della gente del sud che arrivava a Torino, e quindi diceva, beh, vediamo un po' di fare qualche... E loro dicevano, ma per fargli riflettere facciamo le unità didattiche in cui
loro vanno a vedere come i loro nonni sono stati emigranti in Francia, e addirittura vittime di pogrom. Pensate a Egmort, che è un fenomeno di pogrom anti-italiano molto, molto duro. Quindi già, già nel nord cos'era successo? Che il bagaglio mentale con cui loro avevano affrontato l'arrivo delle persone dal sud non era stato, non aveva fatto riferimento alla loro esperienza culturale. Siamo stati anche noi un giorno, adesso loro poveracci stanno facendo quello che abbiamo fatto noi. No, è stato azzerato e si è creato un altro bagaglio mentale sul terrone e altre amenità di questo genere. La stessa cosa è avvenuta in Italia. E anche nel sud, dovrebbe dire, beh, il sud è ancora di più abituato, l'ha visto più di recente questa cosa. No, nei confronti dell'immigrante si è creato un modo di affrontare le cose che è stato costruito in Italia a partire dall'idea: siamo un paese ricco, stanno arrivando e ci prendono la ricchezza, fanno tutta questa roba più. Quindi abbiamo, ci abbiamo messo 100 anni per costruire una cultura di paese emigrante, 20 anni soltanto per costruire una cultura anti-immigrante, e adesso ci troviamo a gestire l'Italia che diventa un paese a sua volta, ed è già un paese a forte emigrazione con una cultura anti-immigratoria. Quindi in questo 20 anni appena si costruiscono questi stereotipi. Sono 20 anni, quindi gli stereotipi non hanno bisogno di sedimentazioni temporali, alcuni sì, però tantissimi si costruiscono rapidamente, sono quelli che regolano la vita quotidiana. E come li dobbiamo analizzare? Io, secondo me, l'errore che noi facciamo in classe, ma anche nel discorso pubblico, è di analizzarli soltanto dal punto di vista emotivo o dal punto di vista relazionale. Implicano una chiusura nei confronti degli altri. Dobbiamo essere aperti, ci conviene essere aperti, bisogna essere aperti. La religione ci impone, la mia idea politica mi impone di essere aperti, l'umanità mi impone che siano aperti. Ora, questo è anche vero, io non discuto questa, il fatto che si possa argomentare su queste cose, argomentare in modo molto intelligente, però penso che il dovere che noi abbiamo è invece quello di costruire strutture cognitive, di affrontarli dal punto di vista cognitivo, quindi dal punto di vista della domanda: ma queste idee mi fanno conoscere la realtà, mi fanno vedere dei problemi, oppure sì o no? Questo è, cioè, come un ragionamento scientifico, dove la scienza non vuol dire mai 2 più 2 fa 4, ma vuol dire attivare una serie di ragionamenti verificabili. Quali sono gli stereotipi? Allora, questo elenco di stereotipi è ricavato da un libro fondamentale di Bibi Bacci, ne ha scritti due che serviranno, che riprenderemo domani, uno sulla demografia storica e l'altro sulla emigrazione, tutti e due del Mulino mi pare, e sono stati rielaborati da Cesare Grazioli. L'articolo di base lo trovate su 900.org. Questo che vi sto raccontando si trova su Historia Ludens. Gli autori sono da una parte Cesare e dall'altra parte io. Gli stereotipi più diffusi, quelli che si raccontano sempre, circolano nel discorso pubblico, sono questi. Leggiamoli. Primo, le migrazioni sono un fenomeno anomalo. La regola è che ognuno deve stare a casa propria. Sorridete, quindi l'avete sentito tante volte. Per evitare l'emigrazione occorre favorire lo sviluppo dei paesi poveri. Qui in Italia si fanno pochi figli, mentre gli immigrati vengono da paesi dove se ne fanno tanti. In poche generazioni saremo tutti neri, tutti musulmani, tutti indiani, insomma tutto, cioè cambieremo la base genetica della popolazione. L'emigrazione toglie il lavoro agli autoctoni. Siamo già in troppi, non c'è spazio per accogliere altre immigrazioni, anzi sarebbe meglio che la popolazione calasse. Vabbè, questo più o meno sono
l'enciclopedia degli stereotipi, poi attorno ad ognuno di questi ci sono giudizi, racconti, insomma, grosso modo queste sono le cose che si raccontano. Dentro queste cose ci sono degli errori. Il primo errore che individua Bibacci è il fatto che l'emigrazione viene fuori dalla povertà. Cioè uno è povero e se ne va fuori. In realtà si fa, dice Bibacci, non si tiene conto di un fenomeno che riguarda il migrante in partenza e in arrivo, cioè l'adattamento. Ci si adatta. Noi potremmo dire che, per esempio, pensiamo all'Italia, non è che loro nell'Ottocento improvvisamente sono diventati poveri e nel Settecento i contadini italiani erano belli ricchi. Erano poveri nel Settecento, poveri nel Seicento, poveri nel Cinquecento, un po' più poveri, un po' meno poveri, però non è che facevano festa ogni giorno. Ci si adatta alla povertà. Ma allo stesso modo, quando tu vai in un altro paese, tu ti porti le tue cose, ma si adatti, attenzione, dici, ma quelli c'hanno il velo, non è lì l'adattamento. L'adattamento è alle situazioni, fondamentalmente alle situazioni demografiche, no? La fitness demografica è questa. Quindi, per esempio, per quanto riguarda la natalità, il migrante già dalla generazione successiva adatta il suo comportamento al luogo dove si trova. Se prendiamo gli italiani emigrati negli Stati Uniti, i primi italiani facevano 7 figli, i secondi già avevano 2 figli, no? Quindi si adatta, ci si adegua. Il modello che regola questo insieme di... però adesso un po' troppo, come si fa ad allargare? No, non si può. Però si vede, se si vede... Sì. Prendiamo... Leggi l'interno. Sì, prendiamo i 4 stereotipi, lasciamo perdere il primo, no? L'emigrazione è un fatto anomalo nella storia. Prendiamo tutti quelli successivi, secondo me sono stereotipi legati fra di loro, connessi in una sorta di modello, che io raffiguro così. Allora, si immagina una situazione di partenza e si dice la situazione di partenza è una situazione di disagio. Non sto parlando, attenzione, della migrazione derivante dalle guerre, va bene, quello è un altro discorso, quella grosso modo economica, quella, va bene, stai male, sei povero, non... allora cosa fai? La medicina che tu trovi per riprenderti dal disagio alla migrazione, te ne vai, vai in un altro posto e arrivi in questa situazione di arrivo, va bene? In questa situazione di arrivo tu cosa fai? Fai 2 cose: uno, togli il lavoro a quelli che ci stanno qui, e 2, sostituisci la popolazione. Quindi tu crei un disagio nella situazione d'arrivo. Praticamente la migrazione è spostare il disagio dalla partenza all'arrivo. Va bene? Come si fa allora? Questo è il modello di ragionamento, capite? Questi stereotipi sono connessi in un ragionamento insieme che ti dice abbiamo conosciuto la realtà, è così, cioè si sposta il disagio dalla partenza all'arrivo, qual è il rimedio? Come dobbiamo intervenire se questa è la realtà? Interveniamo sulla situazione di partenza con un aiuto economico che permetta a risolvere il disagio in partenza. Se risolviamo il disagio in partenza, noi blocchiamo questo circolo negativo e risolviamo sia la partenza, perché lì non c'è il disagio, e sia l'arrivo, perché qui non creiamo disagio. D'accordo? Quindi quei 4 stereotipi che abbiamo visto sono connessi in un modello che ti fa conoscere la realtà e ti indica una possibile soluzione. Penso che molti discorsi politici che abbiamo sentito, molte cose, poi dice Bibacci che se noi stiamo dentro questo discorso, siamo in un discorso che non è
buono, cattivo, razzista, non razzista, perché uno che dice ma io voglio questo e non sono razzista, certo può non essere razzista, però è un discorso sbagliato, perché non ti fa conoscere la realtà. La realtà invece che cos'è? Qual è la realtà? La realtà è raffigurabile in un modello di questo genere. Quando parte la migrazione? La migrazione non parte quando c'è un paese povero, ma quando c'è un qualcosa che lo mette in moto, lo fa crescere. Per esempio in Italia la migrazione parte nella seconda metà dell'Ottocento, quando esce da una situazione di agricoltura stagnante, si cominciano i processi di industrializzazione, parte prima il nord e poi parte il sud. Noi abbiamo situazioni che rimangono di povertà, che rimangono inalterate. Quando le vai a muovere, allora vai a creare delle situazioni in cui la gente comincia a desiderare il meglio, una situazione migliore di quella che vive. C'è questa situazione di partenza, quindi quando si smuove la situazione di partenza, allora parte la migrazione, e già questo smonta la medicina che tu avevi trovato, perché tu vuoi fare in modo che le persone comincino a migrare, vai là e crei un'industria, dopo un po' la gente comincia a partire. Se non li tocchi può darsi che rimangono, ovviamente un ragionamento per assurdo. Comunque la migrazione parte da questo e arriva nella regione d'arrivo. Allora stiamo parlando della migrazione oggi. La regione d'arrivo è già in crisi. Non è una regione che aspetta il migrante per entrare in crisi. E entra in crisi sul basic, cioè sulla popolazione. È in crisi perché tutta l'Europa, il Giappone per esempio, hanno un problema di sostituzione della popolazione. Il tasso di riproduzione europeo è, come in Italia, largamente inferiore al tasso di alla possibilità di sostituire la popolazione. Alcuni paesi come la Germania, come la Francia, sono a un livello di zero, cioè loro hanno stabilizzato la popolazione. Fra 20 anni, quanti sono? 90 milioni? Saranno 90 milioni. L'Italia e il Giappone invece fra 20 anni saranno molti di meno. D'accordo? Il fatto quindi, e questa è una crisi, e dice Livi Bacci, questa è una crisi fondamentale, distruttiva per l'Italia. Perché? Perché la mancanza di sostituzione della popolazione provoca un fenomeno che già adesso si vede, di cui stiamo parlando, l'invecchiamento della popolazione. L'invecchiamento della popolazione provoca l'aumento della massa che è beneficiaria di un qualsiasi operazione di welfare, dalla pensione che so, alla cura, no? Al punto tale lui dice che tra 15 anni la maggior parte, cioè il 50 più 1% della popolazione avrà più di 55 anni. Beh, uno dei ragionamenti che facciamo adesso, si fa uno sciopero fra qualche giorno e per non andare in pensione a 65 anni, 70 anni, 80 anni. Beh, immaginate, fra 15 anni lo sciopero sarà per non andare in pensione a 80 anni. E il danno è stato già compiuto. Nel senso che se chi può, in questa sala, convinto della giustezza di questo ragionamento, decidesse, una volta andato a casa, di porre personalmente rimedio alla cosa, provocherebbe un aumento fra 15 anni di 15 anni che aumenterebbero il tasso, la quantità di popolazione beneficiaria dal welfare. Cioè aggraverebbe il problema. È il danno compiuto dalla Bossi-Fini. La Bossi-Fini ha già provocato un danno mortale per la società italiana. Perché mortale? Perché mortale? Perché al di là della politica, dell'idea politica che noi possiamo avere sul welfare, sulle pensioni, eccetera, tutto questo, il welfare, agisce su due solidarietà che tengono insieme
una popolazione in una società complessa. La solidarietà orizzontale, tra pari, io sto bene, quell'altro sta malato, io, fin tanto che sto bene, gli pago la sua cura. Nessuno di noi è in grado di curarsi con i suoi soldi sulle grandi malattie, un cancro, come se, cioè una chemio e hai finito 10 stipendi. No. Tutto questo te lo puoi fare perché abbiamo una solidarietà orizzontale fra chi lavora e chi non lavora, o chi lavora ed è momentaneamente fuori. Solidarietà orizzontale, per esempio, che permette alle donne di, in Italia poco, in altri paesi di più, di godere di determinate cose quando fanno dei figli. Tu non devi lavorare perché fai un figlio, ma chi ti paga lo stipendio? Io sto a casa per malattia, qualcuno mi paga lo stipendio. È una solidarietà orizzontale che già adesso ha dei colpi. La solidarietà verticale è quella di generazioni. Io, fin tanto che ho lavorato, ho pagato la pensione a mio suocero, mio nonno, e mi aspetto adesso che sono in pensione che qualcuno che lavori paghi la mia pensione, no? E questa è la solidarietà verticale. Queste due solidarietà tengono insieme una società complessa. Nel momento in cui le metti in crisi, nel momento in cui apri una lotta generazionale fra i giovani che giustamente cominceranno a dire ma scusate, qui com'è che tutti i soldi devono andare ai vecchi? Qualcosa me la devo tenere io, mi devi permettere di mettere su famiglia? Crei una guerra tra generazioni e cominci a rompere questa cosa. Quando si rompe il welfare si dice chi è malato? Pazienza, comincia a rompere questa solidarietà. Questo è un elemento di crisi forte della società. Un altro elemento di crisi forte della società, quindi che non comporta gli aggiustamenti interni, i flussi interni di ricchezza, no? Come facciamo a far vivere delle persone che non sono direttamente impiegate nella produttività, riguarda, ripeto sempre il ragionamento di Bacci, una competizione internazionale che, se tutto va come sta andando negli ultimi anni, aumenterà. Reggere la competizione internazionale con una forza lavoro di quarantenni, cinquantenni, laddove altri hanno una forza lavoro di trentenni, e significa portarsi allo scatto. Quindi tu adesso hai prodotto degli elementi irrecuperabili, cioè con le forze demografiche italiane tu non puoi più recuperare queste, sei già in questo momento in crisi. 15 anni, per chi ha visto come ieri l'attentato alle Torri Gemelle, non sono lontani. 15 anni fa era l'inizio del 2000 e a molti di noi sembra ieri, tra 15 anni è già domani. Quindi noi oggi stiamo in crisi. Dice Bacci, l'unica possibilità per evitare questa crisi è integrare quanto più possibile i nuovi venuti, nonostante i livelli di disoccupazione, nonostante tutto quello che si può dire. L'unica possibilità di avere fra 15 anni una massa, una forza lavoro in grado di tenere la società italiana a livelli di complessità, quali sono quelli che consideriamo noi accettabili per i nostri livelli di civilizzazione, è oggi integrare quelli che sono venuti. Quindi, quali sono i problemi che noi abbiamo? I problemi che noi abbiamo sono il mantenimento del welfare, i problemi di convivenza, che quindi non sono degli inconvenienti, no, sono i problemi da superare. I problemi di convivenza ci sono, cioè uno viene con i suoi usi e costumi, le sue religioni, i suoi modi di mangiare, il suo modo di concepire la giornata, le sue feste, crea problemi di convivenza, perché no? No? Ma non sei, cioè, questi o li vedi come inconvenienti che devi annullare, oppure li vedi come problemi che devi superare, quindi ci sono e vanno superati. È il mantenimento dei livelli produttivi internazionali. La doppia freccia vuol dire che sono tutti in interazione fra di loro, tutte queste cose. C'è una relazione biunivoca. Potevo evitare di mettere la doppia freccia qui, però... Direi di sì, sì. Va bene, possiamo evitarlo. Va bene? Allora, questo è il modello
questo modello come si mostra? Lo vedremo domani, si mostra con le cifre, si mostra con i dati, con l'osservazione del reale. Il reale fatto così, in quel modello lì, l'errore qual era? L'errore non è che noi non dobbiamo aiutare gli altri, ma figuriamoci, aiutiamo gli altri. L'errore è farti credere che il problema sia questo. Invece questo modello è più realistico e ti fa vedere che il modello è questo, non è lì. Noi ci occupiamo di questa cosa qui, puoi aiutare quanto vuoi gli altri, ma se non affronti questa questione, questa incancrenisce, esplode, fra 15 anni sarà esplosa, cioè comincia già a esplodere adesso e penso che ne vediamo i segni ovunque di questa delle crepe e quindi è lì che devi intervenire. L'emigrazione allora ci diventa una risorsa. Non li vedo neanche io. Anzi, l'immigrazione è una risorsa. Ovviamente l'emigrazione giovanile, che noi è un ulteriore danno per la nazione, quindi, o per la collezione, non si usa il termine nazione, per lo Stato italiano. Dentro questa. Puoi rimettere, scusa un attimo, quella di prima che non si vede niente. Anche quella prima. Ma la potresti prendere? Sì. Però da internet si vede bene. Cambia pure. È proprio. Vabbè, si vede bene dove? Sì, su internet. Su internet dove? Su Historia Ludens, 5. Historialudens.it. Ma c'è scritto nella prima slide, c'era scritto l'indirizzo. Forse qualcuno di voi ci. Ora, in che cosa questo ti va a modificare il programma di studi? Beh, ti va a dire una cosa. Se tu consideri importante l'analisi, la messa a fuoco di questo problema, allora, nell'ambito delle discipline che tu tratti in classe, sotto la voce storia, una diventa importante, che è la demografia. La demografia storica è una disciplina importante, quindi lo studio della la demografia si occupa della popolazione, quanti sono i maschi, quante sono le femmine, qual è il tasso di riproduzione, il tasso di fertilità, insomma, questi dati che noi in generale non consideriamo nella storia. Occorrerebbe considerarli, ovviamente non fare il corso monografico su demografia, ma tenerne conto quando parliamo degli uomini sul pianeta Terra. Noi abbiamo visto in questo modo i quattro stereotipi, 2, 3, 4 e 5. Non abbiamo visto il primo stereotipo, quello che diceva: le migrazioni sono un fatto anomalo nella storia. Come si risponde a questo stereotipo? Beh, questo stereotipo non si risponde con un modello, come abbiamo visto adesso, con l'analisi del presente, ma si risponde con il racconto storico. Facendo vedere come invece le migrazioni sono il fatto normale dell'insegnamento storico. Io quello che suggerirei non è un corso monografico, un'unità didattica speciale sulla migrazione, se lo volete lo si può fare, ma un suggerimento ai professori di mettere in evidenza, all'interno della spiegazione della preistoria, della naturalizzazione, eccetera, gli aspetti di migrazione. Per esempio, quando parliamo di preistoria o del processo di migrazione, la migrazione è uno degli elementi costitutivi del processo di migrazione. Il processo di migrazione si articola lungo due binari. Un binario è quello della differenziazione. Questo è un gruppo umano di 20 persone. In questo momento si divide. Un gruppo se ne va sulle Alpi e un altro gruppo rimane qui. Se non ci si vede, fra 200 anni sarete due gruppi totalmente diversi, perché avete innovato.
recuperando e rielaborando le tradizioni che sono comuni, avete inventato qualcuno un modo di vivere lungo un fiume e qualcun altro un modo di vivere in montagna. Questo è il processo di differenziazione o deriva, che può essere una deriva genetica, una deriva culturale. Supponete un giorno che un gruppo si allontani e arrivi qui, ci si incontra e nel caso non facciate la guerra, ma cominciate a scambiarvi le donne e a, dopo un po' vedrete che avete fuso le due tradizioni, totalmente o in parte, è creato una nuova tradizione che è un passo più avanti, cioè una tradizione che ha due modi di sopravvivere, non più uno. L'accelerazione culturale che gli uomini conoscono a partire da 80.000 anni fa e che ha accelerato il processo evolutivo, fondamentalmente si regge su questa cosa qui. E questa cosa qui trova i due soggetti pari nella storia, i residenti e i migranti. Nessuno può dire di essere residente per sempre, perché i residenti di un anno potranno essere, di un secolo potranno essere migranti del secolo successivo. Non c'è scritto da nessuna parte della storia che uno nasce con la R in testa e rimarrà così per millenni. Non è così. Ma il fatto di essere alternativamente residenti e migranti mette in circolo l'intero bagaglio dell'umanità. Il bagaglio genetico, il bagaglio culturale fondamentalmente, e quindi è l'elemento fondamentale che fa sì che l'umanità si sviluppi, o il processo di dominazione sia un processo di cambiamento più veloce degli altri esseri viventi. Quindi è un elemento fondamentale. È chiaro che se io dico, se io faccio questa cosa qui, vuol dire che sto spiegando la preistoria. Io non sto dicendo all'interno della preistoria vediamo la migrazione, come si fa solitamente, no? La migrazione è poi ti vedi le frecce dall'Africa partono. No, tu non è necessario andare a vedere le frecce, basta vedere un gruppo umano come si sviluppa nel tempo, nei secoli, e vedere questa dinamica fra differenziazione e meticciato, differenziazione e meticciato, che è una dinamica che si basa sul fatto che noi popoliamo la terra. La neolitizzazione parte anch'essa da focolai di civilizzazione, che possono essere il vicino oriente per quanto riguarda il bacino mediterraneo, ma non soltanto, perché focolai di civilizzazione si trovano lungo la valle del Danubio, focolai di civilizzazione per quanto riguarda l'area occidentale dell'Eurasia si trovano anche nel Sahara, quindi sono focolai diversi di civilizzazione. Però noi oggi non siamo in un mondo in cui il neolitico è nel vicino oriente, è ovunque. E perché? Perché si sono spostati. Cioè i contadini e i pastori, attraverso migrazioni spesso molecolari, si sono spostati e fusi con le popolazioni precedenti e hanno fatto sì che dopo, a partire da 8.000 anni avanti Cristo fino a 2.000 anni avanti Cristo, l'intero continente europeo, sul continente europeo, si è neolitizzato, cioè è stato abitato da pastori e agricoltori. Lo stesso accade in Africa. I focolai di civilizzazione africana, quelli più importanti, si trovano nell'Africa occidentale e di lì si diffondono in tutta l'Africa, è la cosiddetta migrazione dei Bantu. La migrazione forse più spettacolare della storia umana, questo lo racconta Fernand Braudel, ha ragione a mio modo di vedere, è quella che diffonde la neolitizzazione in tutta l'Oceania. Si parte da focolai di neolitizzazione basati sulla cultura del pane e il maiale, il pollo credo, qualche altro volatile, nell'Africa, nell'Asia sud-orientale, e di lì nello spazio di qualche millennio, beh, colonizzare l'Oceano Pacifico non è un'impresa da poco. E farlo con quelle barchette che erano allora, quei bilancieri, forse anche sicuramente delle vele, ma che non potevano, potevano prendere soltanto navigare col vento in poppa, senza bussola e quindi con
la conoscenza delle correnti fondamentalmente, la conoscenza delle stelle, e vagare per l'oceano sapendo di andare in un'isola, perché voi potete immaginare l'oceano, ma beccare l'isola di Pasqua vuol dire che ci devi andare, se no non la becchi mai l'isola di Pasqua, e ci sono dovuti andare. Per Hernán Brodel quella è una grandissima opera di colonizzazione e di migrazione. Noi spieghiamo solo quella europea, le altre due le ignoriamo totalmente. Io direi che un breve raccontino per dire che anche gli altri hanno fatto cose di questo genere forse avrebbe... Perché la migrazione non è. Poi la migrazione... Qua, del Neolitico? Sì, quelle neolitiche, quelle sono precedenti, quelle appartengono alla fase precedente, quelle sono del processo di popolamento del pianeta. Migrazioni neolitiche ci sono state nell'America, per la cultura del fagiolo, la cultura del mais, però stranamente con una ampiezza molto più bassa, molto più, questo è interessante da vedere. Anche la strozzatura. Negli Stati Uniti, cioè nell'America è molto difficile andare da nord a sud, più facile andare da est a ovest, escluso appunto la zona sudamericana bloccata dalla foresta amazzonica. Questo ha fatto sì, per esempio, che la cultura della patata, che è tipica dell'America meridionale, di civilizzazione andina, non si sposta verso il nord, ma sono gli spagnoli che la portano lì. Cioè i messicani mangiano le tortiglie, si mangiano le cose di patate, considerano una cosa nazionale, perché la patata va in Europa e di lì torna in Messico. Questa è una cosa più curiosa della storia dell'alimentazione. In ogni caso, l'antico continente, l'Eurasia-Africa, è un continente ad alta migrazione, sia interna che marina, rispetto all'altro continente. E queste grandi migrazioni sono quelle neolitiche. Quando facciamo la storia antica, spesso la storia antica in Italia è storia mediterranea. Non spieghiamo la Cina, non spieghiamo l'India, se non di rado. Però all'interno di questa storia vediamo che ci sono fenomeni di migrazione che sono fenomeni non accessori ma costitutivi. La colonizzazione del Mediterraneo, Grecia e Fenici, cos'è se non una migrazione? Quella è tecnicamente una migrazione. Ed è una migrazione spesso violenta. Noi non conosciamo fenomeni migratori come quelli che hanno caratterizzato la civilizzazione, la diffusione della civilizzazione greca nel mondo antico e fenicia. E questi arrivavano con le navi, facevano guerra, ammazzavano le persone e si insediavano a posto loro. Non è che arrivavano con rametto di vivo, oppure chiedevano il permesso. Al contrario, l'impero romano è sede di un fenomeno migratorio, pacifico, lungo almeno 4 secoli, di cui noi vediamo solo gli aspetti violenti, che sono le invasioni del 4 e 5 secolo, mentre gli aspetti normali, che erano la lenta migrazione ma costante migrazione di gente che dalle terre intorno all'impero, quello che loro chiamavano i barbari, entrava nell'impero quotidianamente chiedendo di essere assunti nell'esercito o di andare a lavorare la terra, e queste sono migrazioni imponenti, molto più alte rispetto alla massa di gente che arriva con le cosiddette invasioni germaniche. Queste invasioni barbariche prenderebbero in totale 1,5 milioni di persone, in tutto, tutti i barbari messi insieme, che insomma rispetto all'impero, anche se in crisi demografica di 30-40 milioni di abitanti, sono una cifra piccola. Invece molto più alta è la cifra di persone che entrano all'interno, perché l'impero, esattamente come l'Italia di oggi, soffre di oligantropia. Cioè, dopo i grandi fasti della crescita, a partire dal secondo secolo, c'è una diminuzione demografica paurosa. L'impero ha bisogno di gente e si salva
e si salva, perché non è che crolla nel secondo secolo, va avanti per 3 secoli e poi l'impero bizantino ancora per 1000 anni si salva, quindi accogliendo queste persone e integrandole. L'invenzione splendida dell'impero romano è quella di modificare il diritto di cittadinanza in modo tale da integrare non tutti, ma una serie di persone molto importanti, a volte in modo perfetto. L'alto medioevo, ma abbiamo le invasioni barbariche, le invasioni della riva sud, gli arabi e i berberi, che modificano il tessuto demografico e culturale della riva sud del Mediterraneo, non consideriamo mai come elemento strutturale lo schiavismo. Lo schiavismo è un fatto fondamentale dal punto di vista della demografia. Guardiamo il presidente degli Stati Uniti, è un figlio della migrazione, dello schiavismo, indubbiamente. Noi pensiamo che lo schiavismo sia un qualche cosa che riguarda i rapporti fra Africa e America e che tutto sommato a noi, perché l'impero romano era schiavista, poi è venuto per il cristianesimo, no, non è vero niente. La quantità di schiavi che viene prodotta in Africa e prodotta nel nord Europa, centro nord Europa, è veicolata sulle rive del Mediterraneo, sia rive nord che rive sud, è di molti milioni di individui. Sicuramente paragonabile alla quantità di schiavi commercializzata dalla tratta atlantica. Per avere un'idea, cito le cifre di Olivier Petré Grignot, mentre la tratta atlantica commercializza 12 milioni di persone, quella musulmana che parte dall'Africa e arriva nel Mediterraneo e anche oltre, tratta 17 o 19 milioni di persone. In uno spazio di tempo più lungo, però sono tanti, che vuol dire che dato il livello di demografia del tempo c'è un investimento demografico molto forte sulle terre, che poi sono le nostre terre, questo già nel passato. L'insieme di questi apporti demografici, quindi ugrofinico, slavi, scandinavi, arabi e berberi, e schiavi, praticamente definisce il quadro genetico attuale. Certo, ci sono quelli di prima, ma quello che siamo noi oggi è frutto di tutta questa roba qui. Il basso medioevo, a partire dal 1000, quello che notiamo in Italia, in Europa, è l'aumento di mobilità della popolazione. Già nell'alto medioevo la mobilità è forte, noi immaginiamo i contadini, i servi della gleba, cioè non è vero niente, si muovevano, quando c'era una crisi se ne andavano, siccome le crisi arrivavano in 6-7 anni, quindi stavano sempre a cercarsi terre. Detto questo, con l'incremento demografico che a partire dall'ottavo, nono secolo investe l'Europa, tu arrivi a coltivare tutte le terre, sboscano tutto, e quindi cominciano a muoversi da una parte all'altra a cercare terre da disboscare, quindi hai mobilità notevolissime. Mobilità vuol dire migrazione interna. C'è una mobilità che noi non consideriamo come migrazione, ma è costitutiva, è la mobilità dalla campagna verso la città. A partire dall'undicesimo secolo il tasso di incremento urbano europeo aumenta molto più velocemente che il tasso di incremento demografico normale. E che vuol dire che la gente si sposta e va verso le città. I motivi per cui vanno verso le città sono tanti, sono sempre connessi a quest'idea di orizzonti, prospettive personali diverse da quelle mie, cioè aumentare le proprie prospettive, il proprio futuro. Arricchire il proprio futuro. Io figlio di contadini, che farò da grande? Il contadino. Non ho alternative. A un certo punto dico, ma a me non mi piace, io voglio fare un'altra cosa. Beh, l'unica possibilità è andarmene. Me ne devo andare in città. Sembra che lo stesso fenomeno, da un secolo a questa parte, caratterizzi il mondo extraeuropeo. Abbandono delle campagne, dove magari c'hai da mangiare e bere, cioè la tua vita sarà, però è quella,
e ricerca di orizzonti più vari, orizzonti di aspettative più vari. Con i fenomeni che noi vediamo oggi, ingigantiti dalla globalizzazione, sono città di 30-40 milioni di abitanti, però già Milano nel 1200-1300, che aveva 200.000 abitanti, ed era la New York del tempo, appariva con i livelli di popolazione di allora, l'Italia poteva avere 10 milioni di abitanti in tutto, appariva un mostro gigantesco, no? E l'Italia è un paese ad alta urbanizzazione, sempre stato alto, quindi l'Italia è un paese di migrazione interna molto, molto forte già allora, e migrazioni da ovest verso est. L'America non è stata scoperta, la gente cerca terra e cosa fa? Va verso est, fino a che l'orda mongola non l'ha impedito nel 1240, soprattutto dai paesi tedeschi, ci si è mossi verso est a colonizzare terre che loro consideravano incolte, per ammazzavano delle persone e si mettevano al posto loro. E infine ciò che noi isoliamo nelle crociate è in realtà un fenomeno vastissimo di spostamento di popolazione. Ovviamente lo schiavismo continua, quindi abbiamo l'età, dimmi, sì. Sull'età moderna cominciano le grandi migrazioni che noi conosciamo. I tre grandi focolai di migrazione sono l'Europa, la Cina e l'India. Non a caso sono i luoghi più sviluppati dell'età moderna. È di lì che partono le grandi migrazioni. Quindi non soltanto dell'Europa, ma anche della Cina e dall'India, con settori diversi. La rivoluzione agraria è un fatto che innesca una enorme migrazione interna, quella che noi spieghiamo quando c'è la recinzione delle campagne, i contadini cosa fanno? Migrano, no? Le città si costruiscono su questo. Lo schiavismo africano è praticamente il volto demografico attuale, viene creato da questa migrazione fino alla fine dell'Ottocento. Volto demografico attuale significa che quando guardiamo il nuovo continente noi pensiamo a un continente bianco, un continente europeo. Quando guardiamo l'Australia noi pensiamo non a un continente aborigeno ma a un continente di lingua inglese, e tutto questo è frutto di questa cosa. L'età contemporanea, cioè il Novecento, dal punto di vista migratorio è interessante ed è una bella dimostrazione dell'assioma che abbiamo visto prima, perché noi abbiamo la grandissima migrazione europea che durante la prima fase della globalizzazione, 1880-1914, lì 100 milioni di persone se ne vanno in giro per il mondo, ecco, ed è il paese che in questo momento è il più sviluppato del mondo. Poi abbiamo una fase di stagnazione che è quella che qualcuno chiama la seconda guerra dei 30 anni, il periodo fra le due guerre, quindi il nazismo, il fascismo, la crisi del 29, quindi non è un periodo che potresti considerare di grande sviluppo, e hai la stagnazione, si blocca l'immigrazione. I 30 gloriosi, che sono il periodo di massimo sviluppo non solo dell'Europa ma del resto della storia, 45-75, è caratterizzato da fenomeni di migrazione, per esempio quello del sud dell'Italia, che sono violenti sia nei paesi di arrivo sia soprattutto nei paesi distruttivi, nei paesi di partenza. Oggi viviamo un altro periodo di migrazione che è connesso a uno sviluppo eccezionale del mondo. Noi abbiamo l'angoscia, vediamo tutte le cose, però è un'angoscia direi da velocità, stiamo andando molto veloci e quando uno va veloce pensa di sbattere, però se vediamo in termini di sviluppo, beh, qui è l'umanità che si è più che raddoppiata, vuol dire che c'è un sacco di gente che vive. È vero che sono aumentati i poveri, però anche i ricchi sono aumentati. Se il mondo ricco, il mondo che vive per bene è di 1 miliardo di uomini, ci dobbiamo chiedere in quale parte, in quale momento della storia dell'umanità 1 miliardo di persone contemporaneamente hanno vissuto bene, mangiando, dormendo. Questo non lo possiamo dimenticare. Abbiamo attualmente i paesi meta sono l'Europa, l'USA e i paesi petroliferi, no?
Sono questi i paesi dove tutto il mondo dice vado lì e lì posso diventare qualcosa, non risolvere i problemi di partenza. Migrazione diffusa, guerre e carestie, è una migrazione mondiale generalizzata, cioè praticamente nella maggior parte delle persone si è instaurato uno schema di vita che dice non è detto che io sia povero o che abbia dei problemi, ma io metto nel conto il fatto che per realizzarmi che me ne debba andare in un'altra città, me ne debba andare in un'altra nazione, no? A parlare un'altra lingua, sposarmi una persona di religione, di lingua totalmente diversa. Potremmo dire che il mondo attuale è un mondo di migranti. Quindi la migrazione è un fatto anomalo, è una grande bufala. No? E dire esattamente il contrario di quello che c'è. Bene, questa è la chiusura e domani finiremo.